Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale mi intrufolo nelle community più stravaganti del web per scoprire i loro segreti e per conoscerle meglio. Abbiamo visto i rettiliani. Vogliamo i Novax! Li ho già fatti i Novax. Dicevo, rettiliani, terrapiattisti. No, Vax, no, Vax, no, Vax, no, Vax, no, Vax. Li ho già fatti i Novax, ci ho fatto due video. Poi ci ho fatto anche i Green Pass. Non è che posso parlare sempre degli stessi argomenti. Ci sono così tante cose da esplorare: l'omofobia, il razzismo, le scie chimiche. No! Va bene, Novax, vogliamo i Novax. Facciamo i Novax. Due. Popolo del canale di Gross, compagno, sono del comunista, amici, amiche, sono del sessista, che stress la mia vita, bentornati. Per chi non conoscesse questa serie, io solitamente comincio questi video con un'introduzione, uno studietto sull'argomento che vi presento. Direi che questa volta, visto che ci ho già fatto due video, che sono un paio d'anni che non si parla d'altro, ve le linko in descrizione e vi lascio qua il link diretto al video che dovrebbe comparire da qualche parte. E cominciamo subito a entrare nella ciccia. Allora, devo dire che non che mi siano mancati molto i Novax, ma dall'ultima volta che ho fatto un giretto sui loro gruppi privati, no, non è cambiato niente. Fanno ancora la conta delle sostanze contenute nei vaccini, passando chiaramente dall'ossido di grafene fino ai più classici metalli pesanti, ma anche le particelle inorganiche, così a random, senza neanche stare a specificare troppo. Cioè, pure l'acqua è una sostanza inorganica, ma particelle inorganiche fa paura, quindi va bene così. Ma vanno ancora fortissimi pure i listoni della spesa con feti vari e ingredienti che non trovi neanche nella ricetta super segreta della faraona ripiena di mia zia, che aspetto per Natale, tra l'altro. Zia, non mi deludere. Hanno cominciato comunque a organizzarsi sempre di più, ad esempio lanciando questa ambiziosissima petizione su change.org che chiede le dimissioni di Draghi e Lamorgese. Tralasciando che l'efficacia delle petizioni di change.org equivale circa a cercare di conquistare gli Stati Uniti armati solo di noci di cocco. 35.000? Bro, salviamo i mufloni dell'isola del Giglio punta a 25.000. E tu con 35.000 firme vuoi che il presidente del Consiglio italiano si dimetta? Siamo ottimisti. Comunque, chiaramente stanno intensificando le manifestazioni. Che poi, una cosa che mi fa strano è come cerchino di dare un tono agli speaker nonostante, d'altro canto, si oppongano con forza ai professoroni. E quindi troviamo ad esempio, qui, giusto come esempio, una linguista prestata al diritto, quindi esperta ma non pagata dai poteri forti. Un giornalista, naturalmente indipendente, che scrive sul proprio sito privato, quindi non prezzolato. E un dottore, naturalmente naturopata. Ora, senza voler assolutamente mettere in dubbio le competenze di persone che non conosco, quindi no, senza scherzare. Ma a sto punto, chiamate me! Sono un dottore! In ingegneria, ma pur sempre un dottore. Sono giornalista per il canale di Gross, cioè canale indipendente, vi assicuro fino ad ora non sponsorizzato dai poteri forti, come potete vedere dal mio set vuoto. Mi mancano giusto un po' di basi di legge, ma posso studiare, ve lo prometto. Comunque, a parte gli scherzi, io ve lo dico, ho un po' paura che comincino a diventare violenti. Spero che non li si sottovaluti più come accadde tempo fa a Roma. Un'altra cosa che non cambia mai è l'abitudine a condividere fake news. Vediamo assieme qualcuna tra le più recenti. No, aspetta. Sembra che sto dimenticando qualcosa di importante. Preordinate subito il mio libro Cascina Speranza. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali di Orwell se avesse preso il potere un governo populista? Lo scoprirete solamente cliccando il link in descrizione. Avete tempo per 22 giorni, mancano 4 copie. E il libro verrà stampato. Devo arrivare a 60 preordini. Basta. Proseguiamo. Dicevo, fake news. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Nei loro programmi, Omicron doveva arrivare a maggio 2022. È solo in anticipo di 6 mesi. Va che bel listone. Sembra... Avete presente le maglie dei metallari con le tappe dei concerti? Va che belle idee per il merchandising che vi do.
L'hanno anticipata perché il Sudafrica ha rifiutato una partita di vaccini. Certo! Orrore in Australia! Costruiti campi di isolamento per la quarantena degli infetti. Ovviamente è falso e non c'è uno straccio di prova. Ma d'altronde l'Australia non esiste, quindi... Anche in Italia ci sono! Draghi ha speso un sacco di denari. In ogni regione dove non manca nulla, né vestiari e cibo, lo aveva annunciato dicendo che li hanno costruiti in caso famiglie devono lasciare le proprie case, non accennando il motivo vero del perché è stato molto vago. È un attimo, Scendi a buttare la spazzatura e vum! Ti pigliano e ti sbattono in un campo, Occhio. Irlanda, con il 92% della popolazione sopra i 18 anni vaccinata e il 75,6% di quella totale, sta già vivendo una nuova... Voi non avete idea della fatica che io ci metta solo per leggere i post per cercare di dare un senso alla punteggiatura che usano. Fine. Irlanda, con il 92% della popolazione sopra i 18 anni vaccinata e il 75,6% di quella totale, sta già vivendo una nuova quarta ondata di coronavirus. La sua contea Waterford, dove addirittura il 99,5% dei maggiorenni è doppiamente immunizzato, è stata la più colpita del paese e anzi tra le peggiori del mondo come incidenza dei contagi. La piccola Giorgia Furlan uccisa dal siero sperimentale. È ufficiale, è di Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, la prima bimba vittima di vaccino. Questo governo assassino deve pagare! E ovviamente i media tacciono. Giù le mani dai bambini! Oh no! Se c'è un nome e un cognome plausibile e una città realmente esistente, deve essere vero! Comunque, raga, io ci scherzo, cioè, ma questi si inventano ste cose e le mandano in giro per internet, cioè, questo è terrorismo. Notizie dalla Slovenia. In Slovenia hanno chiuso per 3 giorni i benzinai, non davano rifornimenti nemmeno alle ambulanze. Ebbene, in 3 giorni è sparito l'obbligo del Green Pass per lavorare. Ripeto, in 3 giorni! Ne hanno mai parlato nel mainstream? Eh no, non ne hanno parlato. Sarà forse che è una bufala? Poi mi chiedo, ma da dove ne hai preso spunto? Forse da qui? O forse da qui? Boh, io sono stato 20 minuti a cercare in inglese, in italiano, in sloveno, manco nel dark web c'è sta notizia. Cioè, è vero che il Green Pass l'hanno tolto, ma sta correlazione non esiste. E voi non avete idea del tempo che mi fanno perdere questi qua, perché io sto lì, cerco, perché ho paura di dire una cavolata, che poi so già che arriva subito il primo e mi dice «Ah, tu dici solo minchiate!» Perché prima o poi succederà che piglio una cantonata, è inevitabile. Ah, fine dello sfogo. Continuiamo. L'euro sta implodendo! 2,5 quadrilioni di titoli tossici inesigibili. I lockdown servono a limitare l'inflazione che galoppa, altro che il virus. Il segno tangibile è l'aumento dei prezzi nei supermercati. Non ci ho capito una bega, ma se sono 2,5 quadrilioni di titoli deve essere importante. Nel dubbio, vaccini me. Insurrezione popolare nelle isole Salomone contro il lockdown. Incendiato il palazzo del governo. Ma che c'entra il lockdown? Quelli stanno cercando di fare un golpe contro il governo che è diventato filo cinese. Basta, ho deciso. La faccio anch'io. Uruk-hai in rivolta al fosso di Helm contro il lockdown imposto da Rohan. È giunta l'ora di dire basta. In America licenziano i vaccinati perché si stanno ammalando tutti e assumono i non vaccinati. Arriveranno anche in Italia ad avere bisogno di noi. Sicuro? Ci sono diversi articoli che ne parlano. Se riesco li metto nei commenti. Va bene, aspetto, tanto c'ho tempo. Torno a vederti una settimana. Draghi, presidente dell'Italia. È stato deciso, Draghi diventerà presidente di Italy Republic of, la finta Repubblica Italiana, una corporation registrata al SEC americano. È stato deciso negli Stati Uniti dalla banca Goldman Sachs e dalla CIA e l'Italia verrà svenduta dopo averla spolpata totalmente dalla piccola impresa e tutti gli asset ancora validi. Noi pure siamo iscritti alla SEC, il numero fiscale è il nostro codice a barre.
siamo classificati come merce, insomma. Comunque non solo l'Italia si trova in questa situazione, in effetti la maggioranza dei paesi. Allora, ci ho pensato un bel po', ma non mi è venuta nessuna battuta, però questa voleva troppo leggerla, perché era, cioè, è un delirio assurdo. Lo Stato ha stanziato soldi per tutte le TV nazionali e hanno mandato comunicato ai giornalisti per dare notizie pro vaccino. Meno male che storiasegreta.com resiste ancora. Bene, per oggi direi basta così. Spero che questa bellissima carrellata di fake news aggiornata vi sia piaciuta, vi sia interessata. Se vi piace la serie, se vi piace l'idea, se volete sostenermi, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella, seguitemi su Instagram, mi chiamo il profilo di Gross, lasciate un mi piace, condividete il video, quello che vi viene in mente, insomma. Io vi ringrazio per aver guardato fino qua e un saluto, alla prossima!